Questa libreria si chiama Venus o Venus, fate voi. È del 2017, l'ha inventata quel signore in poltrona là in fondo, che ha inventato anche questa celeberrima seduta che si chiama Nemo. E questa credenza denominata Love. Lui è Fabio Novembre, designer. Ah, questa è per i calciofili, Casa Milan, e lui è quello a fianco a Barbara Berlusconi alla sua inaugurazione. Casa Milan l'ha fatta lui, che qualche giorno fa è venuto a Pescara per tenere una lectio magistralis all'Università d'Annunzio. Sul tema, assai intrigante, il designer spiegato a mia madre. Io mi ricordo da un bilancio, la qualunque, tornavo a casa, dicevo, mamma, ho fatto questo, ho fatto questa persona, sono venuto in innovazione. Mia madre un po' ascoltava, sorridendo ovviamente, ma dopo avermi lasciato parlare diceva, amore mio, cosa sei preparato per cena? Cioè, capite che tutto quello che io provavo a fare, in qualche maniera, per mia madre, non contava niente. Quindi, io ho sempre pensato, se un giorno riuscirò a spiegare a mia madre, quello che sto facendo sarà un gol assoluto. Un'anticipazione l'aveva fatta 12 ore prima all'Urban Gallery, dove aveva approfondito così la vocazione dei suoi genitori e di conseguenza anche la sua. Mio papà faceva esattamente lo stesso mestiere, ovvero aveva un negozio di mobili. Però dire negozio di mobili è riduttivo, perché in fondo è come fare i missionari del design, nel senso, poi dovete pensare che queste cose vengono prodotte da qualche pazzo visionario, ma poi c'è da fare opera di sensibilizzazione sul luogo, perché non è che vengono percepiti o compresi facilmente certi oggetti, quindi il loro lavoro è un lavoro importantissimo di traduzione proprio, no? Quindi veramente grazie per esserci, nel senso, perché ci vuole coraggio e non è scontato. Evidentemente la madre di Fabio Novembre della materia ne masticava, non era proprio digiuna in fatto di cultura, che ha caratteristiche, diciamo, confortanti. La cultura però è come il deodorante, profuma, quindi usatela. All'Urban Gallery c'era tanta gente per Fabio Novembre e per il suo presentatore, presentato a sua volta da Fabio così. Grazie a Giacinto di Pietrantonio, è interessante perché ci sono degli amici di Pescara e dicono, ah, questo è Giacinto di Pietrantonio, perché da quando ero ragazzo Giacinto era un personaggio, Giacinto è stato vice direttore di Flash Art, Giacinto nel mondo dell'arte in Italia è un'icona ed è di Pescara. E quindi dove mi chiama Giacinto ovviamente io obbedisco. Di Pietrantonio di Pescara, Novembre di Lecce, due provincialoni. Noi abbiamo avuto la fortuna, io e Giacinto, di essere due provincialoni, io vengo da Lecce, ero su Lecce e Milano, no? Per me è qui Milano-Lecce, e io Milano-Lecce l'ho consumato, perché poi da studenti chi volava con l'aereo? L'aereo era proprio, non te lo potevi permettere, quindi Milano-Lecce, e quindi due provincialoni che arrivano nella grande città e si buttano in qualsiasi cosa, cioè parlavo prima con loro che hanno i figli che hanno studiato a Milano, cioè è così, il provinciale c'ha quella fame lì, atavica, no? Allora vai nei posti e vuoi conoscere tutto, ecco perché poi le nostre strade si sono incrociate con quelle dei grandi maestri, perché poi i grandi maestri a loro volta erano affamati come noi quando erano ragazzi, e questa è la storia del mondo. Ma qual è il ruolo della provincia? Perché Lecce e Pescara possono essere di più della grande Milano? Allora uno dice, ma che si fa in provincia? Come possiamo inventarci un ruolo per la provincia? Ve lo dice uno che da provinciale ha fatto tre figli a Milano, uno piccolissimo, ma gli altri due hanno 20 e 16 anni. Io lo vedo nelle mie figlie, in effetti rispetto ai loro coetanei della provincia sono molto meno affamate. In più Milano è una città che se vivi da adulto hai voglia di mangiartela, ma da ragazzino ti incute un po' di timore, perché comunque non puoi uscire, non è a misura d'uomo, ovviamente, no? Quindi, ma questo lo dico proprio come macroscala,
Nella macroscala noi dobbiamo trovare un ruolo per la provincia e potrebbe anche essere quello di far crescere i figli e invecchiare in provincia, perché poi essere vecchi a Milano è terribile. Come provinciale, la figlia di Roberto Manzo, oggi brand manager di Stella McCartney, figlia di Paul, amico di John. Da 13 anni io sono su a Londra, sono partita che avevo 22 anni, con una valigia. Sempre con la provincia che parte. Sempre la provincia, con tanta inesperienza, tanta insicurezza, però io sono figlia di mio padre e figlia di mia mamma e i sogni si avverano sempre. Con tanto sacrificio, partendo dal basso, ho lavorato come cameriera, poi la moda è sempre stato il mio sogno, il design è sempre stato il mio sogno. E dal basso sono salita piano piano e adesso sono quasi 2 anni che lavoro da Stella, sono brand manager. E sì, i sogni si possono realizzare sempre. Ho lo stesso Roberto, cugino di quel Cesare Manzo, inventore di fuori uso, da Pescara per il mondo. C'hai una visione che io accetto volentieri, che non sta nei crismi proprio dell'architetto, il doppio petto, ma di uno che vede anche la bellezza. Mi hai molto meravigliato perché addirittura vai a spiluccare sulla bellezza greca, insomma, con la maschera nera sei andato oltre, cioè una cosa che era talmente scontata e poi ne hai rifatto al tuo modo, partecipi, insomma. Io dico l'umanità perché quella è una cosa che rimane nella storia, secondo me. Ma il designer si vende in negozio. E come l'ha inventato novembre questo a Pescara? E cosa suggerisce alle nostre case? Perché questo è un progetto nato su 3 concetti che tu hai sviluppato, noi abbiamo scelto questo qua. Questo spazio, come lo vedi, come l'hai pensato, insomma? Allora, faccio 2 analisi di questo spazio, ok? Questo è uno spazio abbastanza neutro, con delle vetrine ampie, quindi buono per essere un negozio, comunque uno spazio per display, e dà un'idea di fondo semplicissima, ovvero di tripartirlo cromaticamente. Allora, intanto, facciamo una considerazione. Abbiamo tutti un'enorme paura del colore. Cioè, è molto importante questa considerazione qui, eh? E questa poi tra l'altro si sposa con una delle solite domande che un giornalista di arredamento di solito fa a un architetto: qual è il suo colore preferito? È molto da stilista, lei lavora con Stella McCartney, lo sa, ma anche gli architetti fanno questa domanda. Io ho sempre una via di fuga perfetta, ho sempre risposto: il mio colore preferito è l'arcobaleno. In questo poi mi sono anche dato proprio una struttura teorica, perché ho fatto 3 figli che si chiamano Verde, Celeste e Rosso, quindi diciamo sono assolutamente coerente nel mio approccio ai colori. Quindi te ne mancano altre 4 per me. Assolutamente, io posso andare avanti a oltranza, tanto il filone ce l'ho, diciamo. Ma questo negozio è una costola, diciamo, di uno spazio per il Salone del Mobile per Driade, in cui avevo proprio declinato i colori dell'arcobaleno. Erano, dato l'arcobaleno, sapete, non sono 7, ne sono 6. Fu fatto di tagli 7 perché il numero era più alto, ma altrimenti proprio i colori dello spettro sono 6. E quindi questi 6 colori erano riportati nello spazio. Tanto, se dovessi fare un'osservazione, noi avevamo declinato anche gli oggetti, cioè il giallo era nel giallo, il blu era nel blu, il rosso era nel rosso, però diciamo che questa anomalia è assolutamente accettabile e va bene, questa licenza poetica, chiamiamola, ma è una costola di quello spazio, come vi ho detto, nato da questa suggestione dell'arcobaleno, ed è così. Vuole dire, poi che ci vuole? Uno veramente dipinge la stanza in maniera monocromatica e cambia completamente sapore, cambia completamente percezione. Allora, vedete, basta poco, ma questo lo dico per voi, per le vostre case, basta pochissimo, pochissimo, e ci voglia molto. Cioè, in fondo, basta un'ossessione monocromatica, finito, basta. E che può non essere bianca,
perché le case di tutti sono diventate bianche. Cioè, guardate, questa cosa qui è molto molto interessante, proprio parlo culturalmente, è una cosa che appartiene agli ultimi 30 anni. Cioè, prima le case erano molto colorate, abbiamo perso il senso del colore, ma ve lo dico anche proprio dal punto di vista commerciale, voi lo sapete che se voi provate a vedere nella selezione delle aziende, voi lo sapete benissimo, il 70% si vende in colore bianco, il 20% si vende in colore nero, il restante 10% piccoli colorini. Capito? Cioè, questa roba qua. Quindi è pazzesco, la gente non ha più il senso del colore. Perché il designer è un artista, ma di una specie particolare. Dopodiché dovessi tracciare una linea fra arte visiva, è brutto chiamare arte visiva, diciamo art. C'è una linea da tracciare, perché l'arte si riferisce, diciamo, al pezzo unico. Mentre io, a suo tempo, quando decisi di fare il designer, era proprio una scelta di campo, se volete, era una scelta politica, perché la mia ambizione era fare oggetti che tutti potessero permettersi di andare a comprare in un negozio, perché l'artista in qualche maniera se ne frega, fa un'opera enorme, non gliene frega di farla comprare, che insomma acquisirà un museo. Il ragionamento del designer è completamente diverso. Il designer vuole entrare nelle case delle persone, è come se fosse un voyeur, vuole buttare un semino, una telecamerina, vuole strizzare l'occhio nell'intimità delle persone. E questa è una cosa molto diversa, sono proprio due punti di partenza diversissimi. Tra l'altro, voi lo sapete che il più grande artista italiano, Maurizio Cattelan, nasce disegnando mobili. È molto interessante, questa cosa qua è interessante. Le prime mostre di Maurizio sono mostre di mobili nello spazio di Limos. Di Lella. Una specie particolare che ama le case, delle persone, che si accorgono di esse quando ci rimangono chiuse dentro. Per esempio, causa Covid. Quando tu entri nelle case delle persone, capisci le persone. Cioè, anche involontariamente, le case ci rappresentano, sono uno specchio di quello che siamo. Se siamo disordinati si vede, se siamo ordinati si vede, se siamo colorati si vede, se siamo noiosi si vede. Allora, il Covid è servito per specchiarci nelle nostre case. E la verità è che non ci siamo piaciuti. Voi lo sapete che c'è stato un boom pazzesco scusate la telefonata, mi ha fatto distrarre. C'è stato un boom pazzesco in borsa delle quotazioni delle aziende di design durante il Covid, perché tutte le persone si sono rese conto di vivere in case schifose. Si sono rese conto che vivevano la maggior parte del tempo all'esterno e quindi la casa era una specie di grigio dormitorio. Ora, quindi la mia sensibilizzazione a voi è: lavorate sulle vostre case, fatele diventare lo specchio di chi siete voi, perché poi è bello invitare le persone e farsi anche conoscere attraverso questo strumento bellissimo che è casa propria. Cioè, chi non vuole invitare in casa, in qualche maniera c'è sempre qualche scheletro da nascondere. Guardate che sembra una cazzata, ma è realmente così. Io l'unica rivista di cui avrei fatto il direttore, infatti, era AD, però c'è stato Ettore tutta la vita e lo rispettavo e piaceva, ma volevo veramente andare a vedere la casa di tutti. In più, molto importante, gli architetti per far case possono aiutare, eccetera, ma non devono diventare dei chirurghi plastici, non devono cambiarvi i connotati, perché se uno dice: guarda, fai la casa a me, ma voglio che assomigli a Giacinto, dici: scusa, a Giacinto gli faccio la casa che somiglia a Giacinto, a te faccio una casa che somiglia a te. Cioè, molto importante questa cosa qui. Quindi non depistate quando fate casa vostra, non provate ad essere qualche altro, perché altrimenti poi vi si spezzerà qualcosa dentro. La verità è che sembra una cazzata quella che vi ho detto, non lo è per niente. Quindi portatevi a casa questa folle considerazione che ho fatto durante il Covid.